Essere cristiani non ci rende impeccabili. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino. Impariamo a riconoscere nell'altro un nostro commensale, perché nessun peccatore va escluso. Commentando il Vangelo della chiamata di Matteo, Papa Francesco all'udienza generale ha ricordato che la vita cristiana è scuola di umiltà. Gesù siede accanto e dialoga con pubblicani, peccatori, prostitute, perché tutti, ha spiegato, possono diventare suoi discepoli. Chi ha però la presunzione di credersi migliore degli altri non comprende tale atteggiamento, perché superbia e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di salvezza. Eppure Cristo viene a sanare le nostre ferite come un buon medico. Non sono i sani che hanno bisogno di cure, ma, ha ricordato, i malati. I suoi farmaci sono la parola, che ci libera dal male nonostante sia dolorosa, perché mette a nudo verità nascoste, e l'Eucaristia, attraverso cui ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù. Il Pontefice, con le parole del profeta Osea, misericordia io voglio e non sacrificio, ha invitato a non avere una religiosità di facciata. Senza un cuore pentito, ha concluso, ogni azione religiosa è inefficace. Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro.